Le richieste di pagamento della Tari relative agli scorsi anni inviate dal Comune di Battipaglia a molti cittadini evasori e maggiorate del 30% per morosità hanno adirato il consigliere comunale di Battipaglia 2021 e di minoranza Salvatore Anzalone, che sostiene che l'amministrazione comunale capeggiata dalla sindaca Cecilia Francese si è accanita contro i cittadini. La cosa che ho sottolineato, mi sembra, all'interno delle comunicazioni del Consiglio Comunale, dell'atteggiamento famelico della sindaca di questa amministrazione, dell'ufficio finanziario nei confronti dei cittadini di Battipaglia, perché sta succedendo un fatto molto grave. Sono arrivati a casa dei cittadini battipagliesi migliaia di accertamenti esecutivi sulle imposte IMU e soprattutto sulla Tari 2020, 2021 e 2022. Si è fatto un avviso di accertamento che porta a questo punto il 30% in più di sanzione su imposte che andavano in prescrizione a dicembre 2025, dicembre 2026, dicembre 2027. Per dirlo in termini semplici, se un cittadino in questo momento, a quell'epoca non ha avuto soldi per pagare la Tari, e parliamo pieno epoca Covid, dove l'altro proprio incitavamo la gente a non pagare, 2020, 2021, 2022, cioè proprio epoca Covid. Se domani mattina o tra sei mesi, diciamo, il cittadino è nelle condizioni di pagare, poteva utilizzare una cosa che si chiama ravvedimento operoso, pagando il 3-4% di interesse legale. Questa amministrazione ha messo la cravatta al collo dei cittadini battipagliesi, costringendoli a pagare il 30% in più. Sulle imposte 2021-2022. Io avevo tempo come cittadino di poterle pagare fino a dicembre del 2026 e dicembre del 2027 per non farle andare in prescrizione. Sì. Bastava una semplice lettera dove avvertivo: guarda, caro cittadino, non sei in regola con... recati al comune perché non sei in regola. Sono stati famelici, famelici